Questo titolo è Monte d'Oro ed è il primo lungometraggio del regista potentino Antonello Faretta, un lungometraggio che è stato selezionato per e sarà in concorso all'Atlanta Film Festival negli Stati Uniti. Noi abbiamo invitato il regista Antonello Faretta nei nostri studi per raccontarci non soltanto il tema di questo lungometraggio, ma anche per raccontarci questa avventura, questa impresa più che avventura, questa impresa cinematografica. Buongiorno e benvenuto Antonello. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, Monte d'Oro, primo lungometraggio, al primo colpo già selezionato per partecipare ad un concorso di natura internazionale che è quello dell'Atlanta Film Festival. Partiamo da qui per poi raccontare insomma di che cosa si tratta, qual è la trama e quanto è stato duro mettere su questa impresa. Certo, il percorso in effetti è stato abbastanza lungo, siamo partiti da lontano. Il film, come dicevi, è girato a Cracco, in questo luogo meraviglioso che abbiamo in Basilicata, come tanti altri luoghi sublimi, direi. Quantomeno sono molto, la considero una musa, la Basilicata, per un artista è una fonte di grande ispirazione. Ho iniziato 7 anni fa, fondamentalmente, mosso proprio da questo stimolo, da questo fuoco, da questa bellezza che è stato appunto Cracco e le sue culture, se vogliamo, e anche quanto sia esemplificativo, metaforico, quanto siano metaforiche le vicende di Cracco, di affari un po' più nazionali, se vogliamo, nel senso attraverso la lenta frana che ha visto un po' perire il paesaggio e l'abitato di Cracco. Come sappiamo, Cracco è un paese a tutti gli effetti fantasma, sì, abbandonato, perlomeno il borgo vecchio. In questa metafora della frana ci ho visto un po', se vogliamo, un collasso un po' più ampio, uno scivolamento lento e più ampio, quello che stiamo vivendo noi come cittadini italiani. Il film Senti, prende queste mosse. 7 anni fa. Sì. Siamo già arrivati ai significati, quindi andiamo per gradi. Iniziate, sì. 7 anni fa, nel 2002 inizi a girare, se non erro. Nel 2012 sono passati 3 anni, Monte d'Oro ha visto la luce e l'abbiamo già detto, selezionato per partecipare all'Atlanta Film Festival negli Stati Uniti. Di che cosa parla Monte d'Oro? Monte d'Oro è la storia di un luogo e di una donna divisa tra una vita e un'altra, se vogliamo. Una donna nata a Cracco 65 anni fa e a 4 anni data in adozione ad una famiglia nordamericana, una famiglia di New York fondamentalmente. È la vicenda di questa donna che 5 anni fa, è una vicenda reale quindi, è la storia di questa donna che 5 anni fa si rimette sulle tracce di se stessa e del proprio imprinting, del luogo che gli ha dato il Natale, e alla ricerca della propria madre, quindi compie questo viaggio dagli Stati Uniti verso Cracco, giunge in questo luogo e scopre che il suo luogo natio è completamente abbandonato. Quindi Ma insomma da lì... la scoperta delle proprie radici e del senso di una comunità? Sì, come dicevo, Pia Marie Men, la protagonista del film, giunge a Cracco, scopre che il luogo è completamente abbandonato e qui la storia individuale si trasforma in una storia collettiva di comunità e, se vogliamo, in una piccola contemporanea antologia di Spoon River, perché lei si imbatte in un passato che non ha mai conosciuto, quindi si imbatte in una storia di fantasmi e di spettri che la condurranno anche a ricomporre il mosaico identitario di questa bellissima comunità oramai estinta. Che cosa scopre di questa comunità? Ecco, è interessante capire quali sono gli elementi che tu utilizzi per raccontare Monte d'Oro, che è una comunità immaginaria, ma immagino che, scusami il bisticcio di parole, abbia molti riferimenti alla realtà lucana. Sì, Monte d'Oro, ho utilizzato questo nome perché è un nome, se vogliamo, leggendario di Cracco, perché ho scoperto questo, ho rintracciato questo nome soltanto in una piccola pubblicazione che ho trovato sulla storia di Cracco. E questo nome mi colpiva molto quando ero lì a Cracco e stavo preparando il film, quanto questa comunità resiliente, perché dall'altro lato della montagna su cui giace Cracco c'è una piccola comunità
Mi dicevano l'altro ieri, oramai sono rimaste 10-15 persone fondamentalmente. Io la considero una comunità poetica e nostalgica, gente che non ha voluto mai andare via. E nella loro memoria rimane questo nome, se vogliamo, mitico di Monte d'Oro, quasi come il nome di una lontana civiltà sommersa di cui non c'è più traccia. E questo l'ho trovato molto carezzevole, in un certo senso, come questo viaggio nostalgico della protagonista che diventa, come dicevo, un viaggio. Mi auguro che chi vedrà il film possa compiere un viaggio molto personale, dentro se stesso e dentro, nell'affacciarsi anche al passato, se vogliamo. Forse oggi è l'argomento più bello rispetto a un presente molto franato. E ritorniamo a quello che dicevi prima proprio di Craco. Senti, un blog, un giornale, diciamo così, di settore, noteverticali.it, ti pone questa domanda che ti ripropongo anche io. Quali sono le soddisfazioni più inattese che sta ottenendo da Monte d'Oro? Ecco, quali sono queste soddisfazioni inattese? La più grande soddisfazione è di averlo finito il film, e quindi dicevamo all'inizio, tutti questi anni non sono stati vani, di aver finito il film e di aver fatto il film che volevo, nonostante mille difficoltà, perché poi la poesia deve far conto con l'asset produttivo. Realizzare un film in un luogo molto isolato, noi abbiamo iniziato le riprese quando questa fu una notizia anche molto importante Chi ti ha negli anni. sostenuto in questo progetto? Dunque, la protagonista del film è diventata il vero e proprio mecenate del film. Abbiamo realizzato il film con la nostra struttura di produzione, la Noeltan Film, proprio qui di Potenza, e con l'intervento diretto di Pia Marimén, che appunto è la protagonista non soltanto nel film, ma nella produzione del film. In corso d'opera, perché ci siamo trovati nella realizzazione di questo progetto a cavallo proprio con la Sì. nascita della Film Commission, abbiamo partecipato al bando della Lucana Film Commission, lo abbiamo vinto e quindi andremo a, come dire, parteciperemo a questo cammino assieme con la Lucana Film Commission, in particolare per quanto riguarda le spese e i costi della post-produzione del film e della promozione. Noi siamo molto contenti di Torniamo questo. alle soddisfazioni inattese, ti avevo interrotto. Soddisfazioni inattese? ripeto, il fatto di aver realizzato il film, il fatto di andare ad Atlanta, un film di questo tipo, realizzato in un sud, se vogliamo, invisibile, ma non meno importante di un altro sud, quello degli Stati Uniti, della Georgia, molto Senti, però questo più. sud è cambiato, probabilmente anche la narrazione del sud cambierà. C'è Matera, capitale europea della Certo. cultura, che ci mette al centro dell'Europa, probabilmente anche al centro del Mediterraneo. Di questo un regista terrà sicuramente conto, magari hai già l'idea per qualche altro lungometraggio. Io sono molto contento quando parlavo di Sud invisibile mi riferivo prettamente a una comunità come quella di Craco, e quindi il tema, torno a quanto dicevo prima, della nostalgia è un modo per dare visibilità all'invisibile, in un certo senso. Rimanendo sulla tua domanda e quindi sul presente, io credo che questa regione, questo grande patrimonio che abbiamo tutti noi lucani, stia compiendo dei passi da gigante, e la vittoria di Matera, capitale della cultura per il 2019, è un grande primo obiettivo realizzato. Io mi auguro che questo risultato possa palesare la Basilicata, quindi non soltanto Matera, ma se vogliamo anche tutta l'area del Mediterraneo, non soltanto quella europea, luoghi simbolici di un fare diverso, dove il Sud possa essere messo a protagonismo rispetto alla storia internazionale. Perché quando parlo di invisibilità, spesso il Sud è rinomato soltanto per problematiche ataviche, mentre il Sud deve essere protagonista. Il Sud, come tutti gli altri luoghi del mondo, è un luogo di talenti, non ce lo dimentichiamo. Senti, a proposito di talenti, faccio una domanda al professionista, al regista. Com'è stato girare in Basilicata da Lucano e soprattutto mettendo a frutto quello che è il proprio talento e quella che è la propria professione? Strano?
È stato strano, no, è stata una bella palestra perché considero la Basilicata e il Sud intero una palestra, perché sappiamo che sono molto complesse le cose al Sud. Il Sud è una comunità complessa di per sé. Dunque è una bella palestra. Penso che riuscire a fare le cose al Sud significa avere anche, se vogliamo, più facilità di farle le cose altrove. L'ho sempre considerata e la considero una palestra, la mia regione. Non è stato semplice realizzarlo questo film, non è stato semplice. È stato un piccolo, quando penso a Monte d'Oro, penso a un piccolo miracolo, quando le cose impossibili possono diventare impossibili. Dunque, bisogna leggere le sfumature che potrebbero sembrare come problematiche, come negative, positivamente. Bisogna avere sempre un atteggiamento positivo e bisogna considerare gli ostacoli come un nutrimento per il nostro spirito e per la nostra personalità. Antonello, allora io ti ringrazio per essere stato nostro ospite. Complimenti per Grazie a questo te. lungometraggio per Montedoro, per aver scoperto questa storia, averla raccontata. Noi la vedremo di sicuro. Intanto, in bocca al lupo per l'Atlanta Film Crack Festival. Noi Luca. siamo con te, facciamo il tifo per te Grazie. e ti aspettiamo al ritorno, insomma. Grazie mille. Noi invece per questo spazio di approfondimento dedicato a un regista lucano, Antonello Faretta, e al suo film Montedoro, che è stato selezionato e sarà in concorso all'Atlanta Film Festival negli Stati Uniti, ci fermiamo qui. Grazie per l'attenzione.